capire un attimino, no? Ci sono uomini che spariscono anche prima che voi gliela diate. E questo vi manda assolutamente in crisi perché non riuscite a farvene una ragione. Perché noi abbiamo una sfera logico-razionale in generale che se ne deve fare sempre una ragione, no? E allora se almeno gliela date, vi fate la ragione, vabbè, è uno stronzo, ho trovato l'ennesimo stronzo, salutiamo anche la rana di Letta, che dopo che gliel'ho data è sparito perché voleva solo quello. Ho trovato l'ennesimo stronzo che mi ha promesso il matrimonio per portarmi a letto e poi una volta che mi ha portato a letto non solo non mi ha sposata, ma è proprio sparito, si è dileguato come nebbia al sole. E invece non funziona così, cioè in alcuni casi sì, ma in altri casi spariscono addirittura prima. E allora c'è da comprendere che, insomma, probabilmente c'è qualcosa nel vostro comportamento che non riesce ad attirare gli uomini, non riesce a coinvolgere gli uomini. Questo è un punto fondamentale. Cerchiamo di capire perché gli uomini si dileguano come nebbia al sole, si spaventano talvolta, ripeto, addirittura prima che gliela date. L'amore è troppo presto. Beh, questo sì, facci lecca apposta. Questa mi piace, non so quanto sarà apposta, però comunque va bene, va bene. Ma comunque, dobbiamo adesso analizzeremo le cose. Nel frattempo, però, vi ricordo di mettere un like se il video vi piace. Mettete un like, condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi ovviamente gratuitamente al canale. E vi ricordo che su questo canale faccio i seminari al lunedì e al giovedì, che poi però restano, quindi chi volesse seguire i miei seminari che secondo me sono interessanti, vedo qua qualche persona che li segue, basta che vi abbonate con l'abbonamento base. Con l'abbonamento base potrete seguire i seminari del lunedì e giovedì, che alla fine vi costeranno meno di un euro l'uno, perché insomma, quindi veramente una cifra abbordabile, quindi vi invito a fare l'abbonamento base. Ovviamente chi volesse fare anche una piccola donazione può farlo, basta che clicca sul tastino col dollarino, e chi vuole fare invece l'abbonamento, ripeto, l'abbonamento base o un altro abbonamento, basta che va nella home page, tastino abbonati, vicino al tastino iscriviti, e poi seleziona l'abbonamento che preferisce. Salutando Betty Cottage, approfondiamo questo tema, quindi di perché le donne fanno scappare gli uomini. Allora, è importante ricordare che le dinamiche delle relazioni sono complesse, sono individuali e diciamo, però ci sono dei motivi comuni per cui gli uomini si allontanano. Poi vi spiegherò anche come trattenerli gli uomini. Beh, la prima cosa è se tu ti fai vedere da subito dipendente emotiva, cioè il farti vedere da subito dipendente emotiva fa scappare gli uomini già dal primo appuntamento. Ci sono donne che già dal primo appuntamento o dopo magari 2 o 3 appuntamenti comunque si fanno vedere già dipendenti emotive. Questo fa scappare gli uomini, non la vogliono neanche da voi. Cioè il problema, salutiamo Daniele Ottavi, che se voi vi fate vedere dipendenti emotive non vogliono neanche scopare con voi, perché dicono, perché se questa qua è già dipendente così, senza che neanche gliel'ho data, spero che internet funzioni, non funzionerà il tuo Ferrenti. Perché scrivete notizie false e tendenziose? Come non funziona internet? Befana, vatti prenditi una linea che funziona, no? Quindi non funziona il tuo internet, questo funziona perfettamente. Quindi dobbiamo renderci conto di questa cosa fondamentale, no? Quindi se ti fa oh, salutiamo anche il grandissimo Giorgio Cameli, Battito di ciglia, Sentiero della felicità. Leggete i libri di Giorgio Cameli e seguitelo su il suo sito mirartpointroma.com. Allora, quindi farti vedere dipendente emotivo al primo incontro, al secondo, al terzo, purtroppo
anche se volete dargliela gli uomini, a meno che non siano proprio dei morti di figa, diciamo che un uomo che viene a scopare con te, che ti fai vedere dipendente emotiva, deve essere proprio un morto di figa, o tu essere una stragnocca galattica, che uno dice, cazzo, questa se non me la trombo, non mi capiterà più un'occasione del genere, ma normalmente l'uomo tende a fuggire. Oppure se ti fai vedere subito gelosa, no? Ci sono donne che si fanno vedere, cioè manifestano da subito gelosia e insicurezze eccessive, cioè la gelosia e l'insicurezza mettono a dura prova, diciamo, un uomo. Se una donna poi anche dopo un po' di tempo, diciamo, manifesta costantemente questi sentimenti, cioè è ovvio che un uomo si sente limitato nella sua libertà e quindi sparisce come nebbia al sole. Salutiamo anche Pink. Negarsi a una stragnocca è vero, può essere un'interruzione di schema, però questo comunque è un dato di fatto, no? Se ti fai vedere comunque può agganciarla, però il problema è se tu agganci una dipendente emotiva oppure agganci una gelosa o una insicura. Certo, poi c'è l'uomo che ti scopa lo stesso anche se ti vede gelosa o insicura, però come dire, deve essere proprio un morto di figa, perché come dire, ovviamente poi è più difficile togliersi dai coglioni una gelosa e come possiamo dire è insicura, è difficile levarsi dai coglioni, perché si appiccica più delle patelle sullo scoglio, no? Quindi io mi ricordo quando da ragazzino andavo al mare, raccoglievamo sugli scogli le patelle, che erano delle specie di cozze bianche, che poi si potevano mangiare, e a raccogliere queste cazzo di patelle era un bordello, andavamo con dei coltellini per fare leva, ed erano proprio appiccicate sullo scoglio, no? Così le donne gelose e insicure sono totalmente, diciamo, sono totalmente, come dire, appiccicose, quindi un uomo sano di mente non se le scopa, perché poi a levarsi dei coglioni, neanche se col DDT se riesce a togliere, magari spruzzando un po' di DDT per gli scarafaggi riesce a allontanarle, no? Un po' di, come si chiama lì, di diserbante, non lo so, qualcosa. Poi un'altra caratteristica delle donne che è se ti fai vedere fuori di testa, cioè se ti fai vedere instabile emotivamente, fuori di testa, pazza, psicopatica, paranoica, schizofrenica, insomma, se ti fai vedere, se fai percepire che hai qualche malattia mentale, cioè sei instabile emotivamente, beh, è ovvio che qui, come dire, o trovi un altro folle pazzo come te, e allora magari tra pazzi ci si intende, oppure uno normale, diciamo, quando capisce che sei fuori di melone, che sei fuori come un poggiolo, non vuole avere niente a che fare con te. Io non conosco una che non sia fuori di testa. E il problema è che se tu non conosci una che non sia fuori di testa, questo è un problema, no? In effetti, poi diciamoci la verità, se uno va a sondare, oh, un saluto a Green Apple, se un uomo andasse a sondare un po' più in profondità, scoprirebbe che molte donne sono fuori di melone, cioè anche molti uomini, per carità, però almeno non fartene accorgere subito. La nostra Greenettina from London, perché se te ne fai accorgere. Quindi, ricapitolando, le prime tre macro classi per cui un uomo manco te la vuole prendere da te è se ti fai vedere, diciamo, appiccicosa come una patella sullo scoglio, dipendente emotivamente, gelosa, insicura e fuori di testa. Queste sono caratteristiche che fanno scappare gli uomini. Poi un'altra cosa, ecco, farti vedere troppo critico o giudicante. Se ti fai vedere come una critica o giudicante, essere costantemente critico o giudicante fa scappare gli uomini. È ovvio che se tu inizi a lo vedi e inizi a dirgli, salutiamo Franks, salutiamo Eliemme, se tu inizi a dirgli,
Sulle patelle, sullo scoglio arriva il Green Apple. Se tu inizi a dirgli frasi del tipo: Emma, come sei vestito? Emma, guarda, sei uscito con me, sei vestito con questa maglietta qua, sembra uno scaricatore di porto. Sembra uno scaricatore di porto. Oppure ti dice: Emma, guarda, hai la macchina sporca, non lavi mai la macchina. Sembra un cesso di sporco questa macchina, piena di polvere, di rumenta. Per dire, no, io la lavo, non lavo mai. Se, aspetto a lavare la macchina quando piove. Quando piove, lavo la macchina con la pioggia naturale. All'interno invece lascio crescere tutte le culture, perché poi semino, così magari viene fuori qualche coltivazione diretta, so, di animaletti, di cose varie. Esatto, dovrei lasciare aperte le portiere così si lava anche di dentro. In effetti potrebbe essere una buona idea. Aspetti i monsoni, così si lava anche l'interno. Vabbè, oppure quelle... Oh, salutiamo anche Christian. Andrea Pecaro. Oppure quelle che iniziano a criticarti. Emma, sei venuto qua, mi inviti qua in questo bar, guarda che fa schifo questo bar, dove mi porti, ma per chi mi hai preso, questo bar non è, vaffanculo, te il bar, io ho messo tutta la mia invenzione, ti ho portato da Gigino il bibitaro, e tu inizi a lamentarti, ma mi porti da Gigino il bibitaro, ma a me Gigino il bibitaro non piace, io che avevo fatto anche un investimento, avevo intenzione di portarla anche da Mohammed il kebabaro, e questa inizia a lamentarsi, no? Inizia a lamentarsi che la porto da Gigino il bibitaro, poi da Mohammed il kebabaro, insomma, io faccio, salutiamo anche Pamela, sono tornata dall'Egitto, bene, ci fa piacere. Ce l'hai fatta arrivare sana e salva. Quindi, insomma, queste criticone, queste rompicoglioni, fanno scappare gli uomini, ovviamente. Le criticone, quelle che non mi va mai bene niente, insomma. Muhammad Ali, sono uscite con Mike Tyson. Esatto. Poi, anche quelle che invece sono pettegole e poco riservate, che parlano... che raccontano, no? Ecco, questo è interessante, no? Se tu esci con una che inizia a raccontarti i suoi flirt, le sue cose, ti dice, io sono uscita con Tizio e ti fa nome e cognome, poi una volta sono uscita con Caio e ti fa nome e cognome, poi sono andata a letto con Sempronio e ti fa nome e cognome, beh, tieni presente che col prossimo che uscirà racconterà che è uscita con te, magari racconterà per filo e per segno. Quindi sparisci, io lo dico agli uomini, se incontri, e questo lo capite, no? Quando incontri una che inizia a raccontarti i cazzi e mazzi delle altre persone, che inizia a raccontarti cazzi e mazzi delle altre persone, tieni presente che sarà una peggio di una portinaia, no? Che non sarà riservata per un cazzo. Che al prossimo con cui esce gli racconterà per filo e per segno che è uscita con te. Quindi lo capisci subito, no? Se una è una portinaia, da quanto inizia a parlare con te degli altri o delle altre storie, delle altre persone che conosce, inizia a dire questo è così, questo è cos'ha, questo qui ha detto quello ha detto quell'altro, questo è fatto così, questo è fatto cos'ha, questo ce l'ha lungo, questo ce l'ha corto, questo ce l'ha storto, questo ce l'ha verso l'alto. Inizia, oh, salutiamo Sara, inizia a raccontarti, diciamo, prima di uscire col direttore di chi, inizia a raccontarti tutti i cazzi e mazzi di tutte le persone che conosce o che ha frequentato, tieni presente che poi i tuoi cazzi e mazzi li racconterà a tutti gli altri, fondamentalmente. Quindi, questo suggerisca agli uomini, quando incontrate una così, fuggite a gambe levate, perché la riservatezza è una condizio sine qua non per poter uscire con una persona. Cioè, se io esco con una donna, non è che poi voglio che tutto il mondo sappia che sono uscito con quella piuttosto che con quell'altra. Fate,
fate attenzione, no, a questa cosa. Il fatto dell'abbigliamento, se uno ti critica sull'abbigliamento, certo, se tu vai, che dice, è ovvio che se tu vai con, se lo fanno anche gli uomini, dovete fuggire anche gli uomini, certo, anche gli uomini devono scappare, anche una donna deve scappare, certo, una donna che incontra un uomo che gli racconta, inizia a raccontarti, mi sono scappato a quella e gli fa nome e cognome, sono uscito con quell'altro, gli fa nome e cognome, è la stessa cosa. Anche le donne devono fuggire tutti i pettegoli, devono fuggire da tutti i portinai. Questo, io faccio l'esempio delle donne, portinai e pettegole, ma lo stesso vale per gli uomini, ovviamente. Levatevele dai coglioni, automaticamente. Cioè, la riservatezza deve essere una cosa basilare, no? Se io esco con una persona e racconto una cosa a una persona, questa cosa che racconto, questa uscita, deve essere una cosa tra me e quella persona, non ci devono essere terze persone di mezzo, quarte persone a cui uno racconta, ah, mi ha detto questo, mi ha detto quell'altro, ha detto quello, ha fatto questo, ha fatto quell'altro, perché se no le persone inaffidabili vanno buttate a mare, vanno levate dai coglioni. Sì, anche quello, ma poi ci arrivavo, le persone che si fanno programmi di vita su di te, questa è un'altra cosa fondamentale. Esatto, bravo, bravo Crazy Robby, bravo Crazy. Ma magari non fa nome e cognome, però il punto è quello. È ovvio che anche le critiche sull'abbigliamento devono essere prese in considerazione, no? Se una mi dice, c'ho la maglietta così, che cazzo pretende una che mi metto lo smoking per uscire con sta capra? Cioè, una che dice, ma sei vestito come uno scaricatore di porto, a me in passato era successo una cosa del genere, in passato era successo, avevo semplicemente un chiodo, un giubbotto chiodo, avete presente il chiodo, no? Avevo un chiodo, poi avevo i pantaloni neri, era un periodo in cui andavano di moda gli stivali, avevo degli stivali, ma parlo un po' di anni fa ovviamente, vi ricordate i camperos, che sono anche fighi, stivali neri, di pelle, il chiodo, avuto un piccolo periodo che mi piaceva, diciamo, mi piaceva l'abbigliamento un po' da fronte del porto, no? Da fronte del porto. Beh, c'è stato un piccolo periodo, insomma. In quel piccolo periodo esco con una sera e questa mi dice, ma come vieni vestito? Mi sembri uno scaricatore di porto. E gli ho detto, ah sì, ti sembra uno scaricatore di porto? Visto che lavoro comunque, è uscito con me, arrivederci e grazie, e se ne sarà tornata a casa, penso, in taxi, non so come cazzo è tornata, a piedi, fronte del porco. Ma che cazzo, una cosa pretende? Che metto lo smoking per uscire? Poi, forse pure, cioè, capisco, quando uscivo con la regina Elisabetta, ad esempio, quando io e Giorgio Cameli, la regina Elisabetta non lo sapeva, ma usciva con tutte e due, quando uscivo con la regina Elisabetta, mettevo lo smoking, diciamo, no? Ma perché era la regina Elisabetta? Se esco con una sciacquetta, diciamo, sciampista, che cazzo, devo mettere lo smoking? Non ho capito. Questo è un punto fondamentale, no? Perché ovviamente la regina Elisabetta richiede un certo dress code, come la compagna in banco di Paolina Bonaparte, vero, è vero. Quindi comunque le criticone, queste criticone, pezze di merda, che ti dicono, ma come sei vestito? Però meglio queste delle pettegolone, meglio le criticone delle pettegolone, perché le pettegolone sono ancora peggio delle criticone, diciamoci la verità, le pettegolone sono il canto del cigno della seduzione, però anche le criticone erano, diciamo, persone che, insomma,
Andavamo a scuola all'Isola d'Elba, grande Giorgio. Poi le donne possessive e controllanti, no? Quelle che hanno un desiderio di controllo ti fanno sentire intrappolato, no? Ti fanno sentire subito intrappolato. Quelle che ti dicono: "Ah, ma ho visto il tuo profilo, ho visto il tuo profilo Facebook, ho visto la tua pagina Instagram, ho visto la tua pagina Instagram, certo che anche nel tuo profilo Facebook ci sono un po' di troppe foto con tante donne, come mai hai tutte queste foto con queste donne anche nella pagina Instagram? Guarda che ti mettono tanti commenti, ma come mai? Ma perché? Ma dovresti, guarda che se esci con me, quelle foto le devi togliere, a me non mi fa piacere che se tu esci con me metti le foto degli altre donne su Instagram, Facebook, cazzi e mazzi, e qua è perché io non è che voglio essere presa per il culo dalle mie amiche che mi dicono: ma guarda con chi esci, esci con uno che poi posta le foto, ha foto di altre, queste qua che iniziano... E faccio la voce della Malgasciona, no? E la voce è quella della Malgasciona. Green, faccio la voce della Malgasciona e parlano così, eh? E quindi, diciamo, ti fanno sentire intrappolato, ti fanno sentire peggio che, come dire, nel carcere, come si chiama quel carcere americano lì che c'è a Cuba, giusto che è a Cuba? Come si chiama quel carcere americano che sta a Cuba? Ma no, Alcatraz, sì, Alcatraz è vecchio carcere, però Alcatraz, sì, no, ma a Cuba c'è un carcere, Guantanamo, Guantanamo, esatto, ti fanno sentire peggio che a Guantanamo, non so, o Alcatraz, va bene tutto. Salutiamo anche la mazza. Quindi ti fanno sentire in gabbia già la prima sera, no? Quello che cazzo, tu non ci sei ancora uscito una sera. Non sai chi cazzo è questa, e questa si è già fatta uno screening con screenshot e tutto di tutti i tuoi profili, Instagram, Facebook, cazzi e mazzi, sa vita, morte, miracolo di te, e ti dice già quello che dovresti fare se vuoi uscire con lei, no? Solo per uscire con lei, non mi faccio mica prendere per il culo io, eh? C'hai tutte le foto di tutte le altre donne, queste qua. David è vinto, non è vinto niente. Quindi quelle possessive controllanti, oppure quelle che ti fanno pressione per impegnarsi troppo presto, no? Quelle che tu, insomma, vabbè, la potresti invitare al parcheggio del cimitero, magari potresti portarla da Ciccio Giropizza 5 euro, così. Ma quelle che fanno pressione affinché tu devi impegnarti quasi a scatola chiusa, no? Come dire. Non sai neanche chi cazzo è questa, è questa che ti dice: ma io però tieni presente che io voglio fidanzarmi, io voglio fidanzarmi, non è che io esco così tanto per uscire con un uomo, io mi voglio fidanzare, io mi voglio poi sposare, guarda che a me piacciono tanti bambini, i bambini mi fanno morire, io voglio tanti bambini, io voglio sposarmi, voglio qua, voglio là, ma vaffanculo! Voglio e voglio, l'erba voglio, diceva qualcuno, non cresce neanche nel giardino del re. Eppure ci sono tutte queste persone più informate di Facebook. Esatto, grande Giorgio, è più informata di Facebook, sa più cose di te, che ormai qua ci spiano in tutti i modi. E quindi qua ci sono tutte quelle che, vabbè, le malgascione non vogliono bambini, però magari rompono i coglioni lo stesso. Questo è un live da collezione. Grande crazy. Però diciamo che queste rompono anche abbastanza il cazzo, quelle che iniziano da subito, manco le conosci, iniziano a dirti. Oppure quelle che ti fanno il terzo grado, no? Quelle che ti fanno il terzo grado, che sembra che ti ha arrestato l'FBI e che ti sta interrogando, ti sembra di essere stato preso dall'FBI o dalla CIA che ti fanno l'interrogazione, quasi anche lì a Guantanamo, no? Che questi poveracci venivano interrogati ficcandoti la testa, no? Nell'acqua, dandoti la sensazione di soffocamento, ti tiravano su all'ultimo per farti parlare.
ci sono alcune donne che ci esce, iniziano a farti il, più che il terzo grado, anche il quarto, il quinto, il sesto grado, no? Iniziano a dirti, ma che lavoro fai? Ma cosa fai? Ma qui, ma là? Ma quali sono i tuoi amici? Ma dove abiti? Ma qua? Ma che fai? Ma che... ma tu viaggi? Dove sei stato? Cosa hai fatto? Quali sono state le tue ultime fidanzate? Che cosa vuoi nella vita? Che progetti hai? Come vedi la nostra relazione? Che tipo di relazione vuoi? Perché ti sei lasciato dalla tua ex? Come mai ti sei lasciato? Ma quali sono le tue ex? Ma qual è il motivo? E iniziano a cagare il cazzo in una maniera assurda, no? Che neanche veramente la CIA interrogava Bin Laden così, Bin Laden, che poi l'hanno ammazzato. Però anche se avessero catturato Bin Laden, gli avrebbero fatto meno domande. Gli avrebbero fatto meno domande. E domandina! Una che ho conosciuto, l'ho smuinata domandina, apprezzato. Manco mia madre faceva questi anni. Però ce ne sono, Giorgi, sono delle cagacazzo disumane, no? Ci sono delle cagacazzo disumane che ti chiedono vita, morte, miracoli, vogliono sapere tutto, vogliono sapere per filo e per segno tutti i cazzi tuoi. Questo è veramente... Queste qua fanno sparire di... Cioè, un uomo sano di mente... Una così non se la scopa neanche col cazzo del suo amico, diciamoci la verità, una così manco col cazzo del suo amico se la scopa, perché è tutto un bordello, no, avere a che fare con una del genere, no? quindi neanche col manico di scopa, deciderà il suo amico. Questo è veramente è una roba allucinante. Pensa se deve fare la dentiera, esatto. Grande Giorgio. Quindi, oppure altre donne che sono quelle che non sono autonome, quelle che ti fanno sapere da subito che, e ce ne sono anche, che non sono autonome, le sanguisughe, no? Quelle che ti dicono... ma io quando esco con un uomo e il mio ex fidanzato mi aiutava a pagare l'affitto, il mio ex fidanzato mi aiutava a comprare vestiti, ma il mio ex fidanzato mi comprava le borse di marca, ma il mio ex fidanzato mi regalava qualche cosa per andare avanti, e per quello che ex... cioè ci sono quelle che praticamente... iniziano a dirti che l'ex gli dava questo, gli dava quell'altro, e allora tu dici, guarda, possiamo fare un patto, tu ti fermi lì in tangenziale, diciamo, ti fermi in tangenziale la sera, che ne so, dalle 9 fino alle 3 del mattino, poi arrivi a casa, devi almeno, insomma, vediamo quanto c'è nel portafoglio, metà me li tengo e metà andiamo a comprarti le borse, non lo so. Perché l'unico modo con una del genere è quello di fargli questa proposta, no? Ci sono donne che iniziano a dire, ma il mio ex fidanzato a me mi trattava bene, il mio ex fidanzato mi faceva questo, mi faceva quello. Mi pagava questo, mi pagava quello. Cioè, queste che fanno vedere di essere veramente bisognose al limite. Qua, io lo dico agli uomini, ma dovete scappare a 1000 chilometri di distanza, dovete andare più veloci della luce, come Superman, dovete superare Superman in velocità di fuga. Cioè, dovete avere una velocità di fuga veramente elevatissima, no? Queste... approfittatrici, queste scroccone, queste qua che iniziano a dirti il meglio di Zelig, ma no, ma ci sono, in realtà io sto esagerando un pochettino, ma ci sono queste tipologie di donne, non è che sono un'invenzione, ci sono, esistono, mettono in fuga gli uomini, giustamente, perché, ma anche quelle poi un'altra categoria sono quelle negative, che hanno una costante negatività, no? Quelle che iniziano a raccontare che tu esci fuori, che se non sei depresso
che sembra che quasi, non so, lavorano da qualche psichiatra, non lo so, vogliono, che se dopo una serata con queste non sei depresso, ti sei salvato, perché iniziano a raccontarti tutte le nefandezze, le negatività, iniziano da quando erano piccole, ah, a me da piccola mi hanno violentato in quattro, e poi sono cresciuta e da bambina ho avuto un grave incidente con la macchina, e poi tutti gli uomini, tutti i fidanzati, tutti stronzi, li ho trovati, ma perché la vita qua, una volta mi hanno rapito gli alieni, mi hanno fatto gli esperimenti, gli alieni, e poi ti vengono antidepressivo sto il banco, e iniziano a raccontarti tutte le miserie, tutte le disgrazie, e poi ti vendono gli antidepressivi. Cioè uno dice, vabbè, vado a farmi una bella serata easy, una bella serata divertente, e poi trovano queste che invece iniziano a, come dire, a raccontarti tutte le loro miserie, tutte le loro nefandezze, e quindi anche qua, diciamo, scappate, no? Perché è veramente allucinante. Queste neanche da trombate. No, no, io non esco con nessuna da poco, cara rana. Gli ultimi episodi miei risalgono al 1800, quando io e Giorgio uscivamo all'epoca, c'erano ancora le guerre puniche, non mi ricordo, quando io e Giorgio andavamo a rimorchiare, c'erano ancora le guerre puniche in circolazione, però già allora, diciamo, c'erano queste tipologie, insomma, che si manifestavano in questo modo. E io e Giorgio Camelli andavamo a rimorchiare che c'erano ancora altro che carrozze con i cavalli. I cavalli c'erano, ma le carrozze dovevano ancora inventare. Era appena, no, avevano appena creato la ruota, diciamo, no? Quindi erano i primi tempi in cui c'era la ruota. Comunque, poi ci sono donne che sono anche, diciamo, che non si prendono, che non sanno prendersi cura di se stesse, fondamentalmente, no? Che Casa Bonaparte, esatto. Ci sono donne che vorrei uscire con te. La rana vuole fare il triangolo, vuole fare subito il triangolo, perché ha capito che di due non ne facciamo uno, Giorgio, quindi vuole uscire con entrambi, perché dice, magari mettendo le due assieme ne viene fuori uno normale. cioè, sono un po' anziani, magari se ne prendo due assieme, ne metto due assieme, magari ne viene fuori uno che funziona. Li metti in serie, vabbè. Comunque, e quindi questo è un po' il concetto di fondo, no? Questo è il ciambellone, esatto. Queste sono le tipologie che veramente dobbiamo levarci dai coglioni. Fanno scappare gli uomini come nebbia al sole, come nebbia al sole. Questo è un punto molto importante da tenere presente. Sì, ma sarebbe la stessa cosa, no? Risate trombate. Sarebbe la stessa cosa, no? Uno dice, ma se vuoi far ridere una donna, mi scappa da ridere. Io e Giorgio, per far ridere le donne, dobbiamo andarci a letto. È solo andandoci a letto che queste si mettono a ridere. E questo mi fa morire. Abbiamo il santino di Rocco. Per far ridere le donne dobbiamo andarci a letto. Io e Gio, allora sì che le facciamo ridere. Ci va, tu come fai a far ridere le donne? Ci vado a letto. Dopo che ci vado a letto, queste si mettono a ridere. Vabbè. Quindi questo è un altro corpo. Beh, però è già una cosa interessante. Se tu riesci a far ridere le donne andandoci a letto, è già un qualcosa di valido, no? Almeno le fai ridere. Cioè, come fai a far ridere una donna? Mi spoglio. È interessante la cosa. Vabbè, donna che ride, pisello che cala. Vabbè, l'importante è farle ridere, no? Magari, cioè. Ah, io per fare ridere mi devo spogliare. Vabbè, comunque, questa tipologia di donne bisogna eliminarle, perché le donne che non sanno prendersi cura di se stesse, anche qua, hanno ovviamente una donna che trascura il proprio benessere, comunque in senso generale,
fa scappare gli uomini. In realtà volevo farla più seria, questa live, e dire altre cose, però poi.